conferenze e visite gratuite sui temi della salute e della prevenzione del tumore al seno a bordo del treno Frecciarosa. Anche quest'anno Trenitalia e Ferrovie dello Stato Italiane, insieme alla Fondazione Incontra Donna, con il patrocinio del Ministero della Salute, promuovono l'iniziativa La Prevenzione Viaggia in Treno. Dal 1 al 30 ottobre su alcuni Frecciarossa, Frecciargento, Intercity e treni regionali sarà possibile richiedere una consulenza medica ed effettuare una visita a bordo treno in spazi dedicati e riservati. Il nostro ruolo in questo momento è sensibilizzare le persone, invitarle, spiegare qual è lo screening, in cosa consiste la prevenzione, e poi siamo sempre disponibili, ovviamente ognuno nella propria regione, con un ospedale di competenza. La consulenza gratuita sui temi di salute e prevenzione del tumore al seno potrà essere prenotata direttamente a bordo, rivolgendosi ai volontari di Fondazione Incontra Donna, che passeranno lungo il treno. La consulenza sarà confermata in base a disponibilità. In occasione dell'arrivo del Frecciarosa, l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari ha allestito uno stand della prevenzione. Noi abbiamo raccolto senza indugio alcuno l'invito di Incontra Donna e l'ospitalità di Trenitalia, proprio perché siamo fortemente convinti, e fa parte anche della nostra mission, che fare prevenzione significa anche uscire dagli ospedali, significa essere al fianco delle associazioni di volontariato, significa anche essere al fianco dei nostri pazienti, addirittura sensibilizzandoli a bordo dei treni, andando per strada, andando nelle piazze. Sono tantissime ormai le manifestazioni che facciamo, che svolgiamo con le associazioni che fanno parte proprio del nostro tessuto anche istituzionale e aziendale, proprio per aumentare quel grado di adesione ai programmi di screening organizzati e anche non. Purtroppo rileviamo che ancora oggi è bassa l'adesione, seppure siamo tra i più alti in Italia, però continuiamo a vedere il 56% di adesione rispetto a quella che è la programmazione agli screening, degli inviti agli screening fatti dalle ASL. Quel 56 noi vogliamo portare all'80, al 90 e al 100%, perché sappiamo benissimo che la migliore strategia contro i tumori è la prevenzione primaria, la diagnosi precoce e in certi casi anche la diagnosi predittiva, per cui oggi siamo doppiamente felici.